Marcello Pacifico, presidente ANIEF, appena terminato il terzo incontro all'ARAN sul rinnovo del contratto 2019-2021, come è andata Pacifico? Ma è andata che a luglio ci saranno una serie di incontri sugli ordinamenti professionali, partendo da quello del personale ATA, poi per la ricerca, per l'AFAM e per l'università, ma la richiesta è sempre la stessa, ci vuole un impegno del governo con risorse aggiuntive, perché le attuali risorse per i livelli, per cambiare i livelli professionali, per pensare finalmente per esempio di attivare i profili ASC, per ancora dare un risvolto anche alla carriera dei DSGA, insomma tutti questi risorse non ci sono, quindi le risorse stanziate sono veramente poche, quindi ci interroghiamo come andiamo a parlare dei criteri, dei profili, ma poi comunque c'è sempre l'idea di ANIEF che abbiamo riposto oggi sul tavolo di questo famoso contrattotonte. Dico famoso perché tutti ne parlano, persino il ministro, ma ancora non si parla al tavolo contrattuale, noi vorremmo che invece se ne parlasse per avere chiarezza, ma sempre dietro un impegno del governo di stanziare risorse aggiuntive. Risorse che devono arrivare attraverso la nuova legge di bilancio. Ma risorse che se già da ora l'impegno del governo non c'è, non potranno mai arrivare a ottobre. A ottobre già la legge di bilancio è già scritta e depositata in Parlamento. È ora, a giugno, a luglio, ad agosto, che si deve andare a discutere quanti e quali saranno i soldi in più da mettere in questa legge di bilancio, in maniera tale che al di là dei 3.000 euro di arretrati e al di là dei 100 euro di aumento lordi, finalmente ci siano quelle risorse che il governo già si era impegnato a mettere un anno fa, era il maggio del 2021. Perfetto, ma quanti sono i soldi che ad oggi verrebbero nel contratto 2019-2021? I soldi sono quelli che riguardano fondamentalmente quanto stanziato nelle precedenti leggi di bilancio, stiamo parlando di 1,5 miliardi in più rispetto alle risorse finanziate nel precedente contratto, quindi è un contratto che dovrebbe portare più di 107 euro lordi di aumento, quindi non sono i 50 euro, saranno i 70-75 euro nette per alcuni, e complessivamente se si dovesse firmare in autunno sono più di 3.000 euro gli arretrati che dovrebbero arrivare, ma questo con le attuali risorse non basta e non sono quelle promesse dal governo, noi ancora le aspettiamo e quindi la trattativa in ARAN continua, ma per noi deve essere chiaro che tutte queste risorse spromesse devono poi ritrovarsi in legge di bilancio. Nel disegno di legge 36 è stata approvata una nuova formazione, un nuovo reclutamento. Voi l'avete duramente contestato. Cos'è che non va bene e cos'è che si dovrebbe fare? Ma nella nuova formazione certamente si parla di ore aggiuntive, dalle 15 alle 30 ore in più che dovrebbe fare il personale scolastico in base alla scuola dell'infanzia o scuola secondaria. E poi per fare che cosa? Soltanto in 6.000 fra 3 anni avranno quei 6.000 euro aggiuntivi. Questo significa che ci saranno tantissimi ricorsi perché i criteri sono decisi dai comitati di valutazione, non è neanche il contratto in fase transitoria che lo decide, quindi è una riforma che non permette di fare formazione in orario di servizio, in orario retribuita, e poi comporta quindi di fatto un contenzioso anche sulla mancata chiarezza dei criteri. Infine sul reclutamento non c'è quella risposta che ci chiedeva l'Europa, c'è cioè una procedura certa che porta alla stabilizzazione del personale. Noi l'avevamo chiesto col doppio canale di reclutamento, il governo lo ha ristretto soltanto agli insegnanti di sostegno delle GPS per il prossimo triennio. Tutti gli altri inseriti in prima fascia sono stati esclusi e sono stati esclusi tutti quelli inseriti in seconda fascia. Ecco, su questo noi siamo pronti già da oggi a fare un contenzioso, perché noi riteniamo che la risposta debba essere chiara e sicuramente poi la denuncia arriverà nuovamente in Europa. Quindi significa che ci dobbiamo aspettare di nuovo un'estate di contestazione, un'estate di protesta e di mobilitazione nella scuola? Ma d'estate è sempre, d'estate tutti sono a mare, ma anche quando saranno a mare certamente la protesta non si placherà e noi già abbiamo le denunce e i ricorsi pronti, perché ancora una volta, come è stato fatto per la 107, porteremo questa riforma dei tribunali e in alcune parti la faremo dichiarare incostituzionale o illegittima rispetto alle norme europee. Bene, grazie a Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF. Grazie a tutti voi.